Ciao Luca! Cosa preferisci non ascoltare tra le lamentele di un amico o i problemi di uno sconosciuto? Non ascolto le lamentele di un amico. Se c'è una cosa che non tollero sono le lamentele. Chi bisbiglia o chi urla? Chi urla. Risate o applausi? Non ascolto gli applausi, perché poi ho anche un po' sempre la sindrome dell'impostore e quando la gente mi applaude mi sento un po' inadeguato. Spoiler o fake news? Fake news. Una promessa o un segreto? Un segreto. È difficile poi anche mantenerlo, preferisco non sapere segreti. Cuore o cervello? Cervello. Una critica o dei complimenti? Complimenti. Un ottimista o un realista? Non ascolto un ottimista, perché il realismo è fondamentale per guardare la realtà e poi cercare ciò che di positivo c'è. Un rimpianto o un rimorso? Un rimorso. Il consiglio di un amico o il parere di un esperto? Tendenzialmente il parere di un esperto. Ma non è vero, il consiglio di un amico. Ma mentre mi parlo mi psicanalizzi? O che fai? Mi leggi nel pensiero? Magari, non sono capace, parlando così non sono capace di fare nessuna delle due cose. Il ronzio delle zanzare o un cane che ulula? Non sopporto il ronzio delle zanzare. Un manipolatore o un narcisista? I manipolatori a me stanno molto allergici, quindi lontano da me, per favore. Chiamata o messaggio vocale? I messaggi vocali, cioè, allora piuttosto mi ascolto un podcast, è meglio una chiamata. Gli psicologi non sono dei veri medici o dallo psicologo ci vanno i pazzi? Dallo psicologo ci vanno i pazzi. Un audiolibro o un podcast? Un audiolibro. Un logorroico o una persona di poche parole? Logorroico no, ragazzi, troppo. Sintesi, importante la sintesi. Pettegolezzi o chiacchiere da bar? Pettegolezzi. Il sugo che ribolle o la griglia che sfrigola? La griglia che sfrigola. Il traffico della città o la tranquillità della campagna? Il traffico della città. Luca, cos'è per te la libertà di ascolto? La libertà d'ascolto per me è l'inizio di un percorso che ci porta in primis ad ascoltare noi stessi e quindi a riconoscere i nostri limiti, le nostre risorse per poterci poi lavorare.